Amici del tubo, buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di Don't Starve. Don't Starve che continuerà la sua avventura. Dobbiamo prima possibile trovare sti cacchio di bufali, ma penso che ormai siamo vicini alla meta. Vi chiedo scusa se sono uscito un giorno in ritardo, ma ho avuto da lavorare in questi giorni, quindi niente. Perdonatemi di nuovo. Vediamo se riusciamo a trovare sti bufali, perché ormai sono giorni che... tu sei figo. Niente. Ho tolto anche qua la musica per evitare problemi con... Ok, ho sentito una cosa che sembrava spaventosamente grande. Qui ci sono conigli. In teoria potrei fare... Ah, ma ne ho un altro. Vabbè. Ok. Qua ci piazziamo l'esca. E si taglia! Dai, 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 dai. Anche questo video lo farò di circa una ventina di minuti, perché okay, non voglio esagerare. Ok, via. Ok, uno l'ho preso. Vediamo di riuscire a prendere anche l'altro. Ok, bravo idiota, ti ho preso. No. No! Maledizione. Errore mio. Niente, oh, ragazzi, non si può fare tutto. Vabbè, mangiamo un semino in modo tale da avere almeno due posti. Ok. Ok, stiamo cacciando in questo momento, come state vedendo dalla regia. Ok. Ok, via. No, questi semi sono miei. Stupido animale. Questo animale mi dà particolarmente fastidio. A voi non vi dà fastidio, amici? No, eh? Andiamo giù di qua, Jules Verne, di qua. Però è strano, mi aspettavo dei bufali in queste parti. Sento anche rumori, tra l'altro, quindi in teoria... Sono qui. Oh, ragazzi, cioè è assurdo. La nostra missione era quella di trovare i bufali e non ci riusciamo. Vabbè. Qua c'è un sacco di conigli. Sono da ste parti. Ripiazziamo l'esca. L'esca. Potrei pescare. Devo accendere il fungo. Fungo verde. Non posso. Se lo mangio? La salute mentale però va sulla lo stomaco. Quindi posso tornare sempre utile. Intanto tagliamo questa pianta che ci dà una pigna. Niente da fare, ragazzi, non riusciamo a
Oh, qui c'è il terreno maledetto, dovrei provare ad andare a destra. E siamo al terzo giorno, speriamo, devo trovarlo assolutamente. Devo fare il giro. Tanto là c'è la trappola. Semi. Proseguiamo per questa strada. Intanto vediamo se riesco a fare. Sì, ce la faccio. Ma perché non vorrei. Dopo il problema che non si riesce a fare il. Se qua ci fossero i bufali mi piazzerei lì in mezzo, ma vedo che. Però qua c'è qualcosa di veramente figo. No! Ragazzi, epic fail, vero? Ma di quelli che proprio. Vabbè. Non ci posso credere. Cioè, avevo tutte le possibilità del mondo. Non ci posso credere, ragazzi. È andato tutto in fumo. Niente. Facciamo finta di niente perché guarda. E io tutto bello convinto anche, cioè. Vabbè. Siamo un po' in deficit di tronchi, quindi dovremmo andare a prendere anche quelli, a raccogliere bastoni di fuoco. Ah, questo dovrebbe fare la magia, però non mi interessa in questo momento. Sembra un'offerta da una bestia, è vero. Capricciante. Brutta zona questo. Pacca madò. C'avevo già tutte le palazzine pronte. Porca miseria, ragazzi. Che brutta cosa. Il brutto di sto gioco è che non si può salvare. E quello è l'unica cosa che mi dispiace. O perlomeno, aspetta. Salva ed esci. Infatti siete vincolati solo a salvare ed uscire. E è bruttissima come cosa. Questo è già cotto, sì. Giorno successivo, questo cos'è? Raccogli lana di. Però vedete che è lana di bufalo, quindi in teoria qua c'è qualcosa. E ci siamo! C'è un bufalo! Ce n'è uno! Ma uno è troppo poco! E c'è anche un buchetto. Ok, abbiamo trovato i bufali. Quindi, direi che questo è un ottimo posto dove accamparci. Ottimo, direi. Che non è Grail. Wow, ma c'è pieno! C'è pieno! Oh mio Dio, c'è pieno! Cioè, vabbè, prima li cercavo e no, non li trovavo. Adesso ce ne sono fin troppi. State buoni. E se mangi? Ok, ho bisogno sicuramente della macchina del tempo. Cioè, ora abbiamo trovato i bufali, però dobbiamo trovare la pietra in modo tale da riuscire a. Che c'è? Che è dall'altra parte, quindi andiamo subito. Ottimo, abbiamo trovato tutto. Che fortuna, ragazzi. Che fortuna. Dove ho messo la trappola? Qui. C'è anche un coniglio. Cacca via.
Ok, non ho più spazio, però vabbè. Il piccone? Non c'è la picca. Vorrei lasciare questo. Anzi, no. Tipo la lascio qui con l'esca. Cioè, ti raccolgo, ti equipaggio e comincio a distruggere. Ah, non c'ho più spazio. Beh, vabbè, la pelle non mi interessa. Vita focaia sì, eh. C'è la cacca. La cacca in teoria mi serve. Cos'è che non mi può servire? Mangiamo questi. Affambagno all'avarizia. Cioè, ho già preso un altro animaletto. Tu. Sì, sto mangiando per niente, però. Oh. Non li posso lasciare. Non li posso nemmeno mangiare perché sono al massimo. Ah! Ah, ok, ho sbagliato io. Come non detto. Vabbè, lasciamolo là. Tipo, possiamo fare una cosa di questo tipo. Sì. Però a me serve quella d'oro. Per fare il campo base, me ne servono 12, quindi ragazzi, via. A scavare tutto andare. No, questo non mi serve il nitro. Almeno per il momento non mi sa. Vieni qua. Vieni qui. Mangia, va. Ok. Proseguiamo la nostra avventura. Bacche. Non ci sta più niente. Che cacchio tiro giù. Dovrei piazzarmi tipo qua perché la corda mi serve, devo fare i retini. Le pigne non le posso lasciare. Mamma cara! Vabbè, le pigne le posso smaltire. Ok, le pigne le posso anche smaltire, che me ne frega. Vediamo. Dell'oro, qua c'è il miele. Qui non so che cavolo ci sia, quindi. Ma non credo che ci sia tanto. Forse c'è da andare a nord. Andiamo a nord. Vai, 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 corri, 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 corri. Corri. Non c'è una mazza. Ci sta una mazza. Però c'è il miele. E c'è un campo base. Cos'è? Cosa che suona. Sì, forse se. Ok, meno male appena in tempo. Cosa che suona.
Torna. Ok. Eh no, se mi riprendo. Cuciniamo. E mangiamo questi. Così liberiamo uno spazio. Ok, poi cuciniamo questi. Ah, era carne di coso questo. Ah, ho capito, va bene. Posso no. Però per fare il concime. Però potrei farlo per la lancia. Devo fare la macchina della scienza. Che mi manca veramente poco. Smaltiamo un po' di questi. E aspettiamo il jour verne successivo. Che dovrebbe arrivare. Anche in tempi abbastanza brevi. E il nostro obiettivo, ok, ci siamo. Ho visto degli occhi che sono spariti tutti in un tratto. Ok, il nostro obiettivo non c'entra nulla questo. Intanto abbiamo la barba. Ciao Wilson con la barba. Bentornato allo stato ebrado che eri prima. Altre corde. Posso sempre tornarmi utile. Devo fare una cosa con le corde. Ok. Maledizione, come cavolo. Mi serve la pietra. Mi serve la pietra. Dove la vado a prendere la pietra? Di là. C'è un tacchino. Perché sembra una donna. Da come cammina. Come cammina male. Non li corro neanche dietro perché tanto so che non riesco a prenderlo. C'è un casino di cibo qua, ragazzi, non c'è niente da fare. È un'ottima mappa. Il problema è che non riesco a trovare sti stramaledetti. Qua ci sono i bufali. Proviamo ad andare nel buco, va a fa un bagno alla gelosia. Scusate. Lo potete vedere, c'è pieno sbombato di sti animali. C'è pieno di conigli, è una roba assurda. Andiamo giù di qui. Là ci sono i bufali. Non bisogna stare troppo vicino che quando c'è la stagione degli amori, c'è un po' impossibile starci vicino. Raga! Che si corrono dietro. Cazzo, ma scusate, ma c'è pieno. Che schifo, mangia la cacca. È un bad guess della situazione. Niente da fare, oh, ragazzi, non si riesce a trovare. Speriamo di non essere ammazzati nuovamente da
dai pipistrelli perché sarebbe una morte abbastanza schifosa. Allora, è lunghissimo sto let's play. Odio sti giochi perché non si sa mai quando possono finire. Beh, vabbè, adesso entriamo nel buco. Non si sa mai cosa potrà accadere. E il buco ci riporta in una zona piena di ragni, quindi addirittura ho anche dei ragni. Cioè, non posso desiderare di più. Sono i maiali, cioè ho tutto, ragazzi, ho tutto veramente. Ci stiamo avvicinando, sì. Posso farmi un altro cappello? Sì, ma non lo facciamo. Ok, andiamo di qui. C'è pieno di fiori, quindi secondo me c'è anche un sacco di pietra. Ok, si sta facendo tardi. L'ultima notte si sta avvicinando. Mi serve oro! Non ho oro. Ho bisogno d'oro. Non ho abbastanza pietra. No, quella è un'altra roba, un altro gioco. Muoviti. Questo è una cosa che se lo prendo. Ah, ti segue. Ah, ok, non sono io che devo. Ok, perfetto. È la mandragola. Ok, mi sono perso. Cioè, oh, ma sono stupido, cioè, c'ho la roba qua. Perfetto, ho tutto ciò. C'è altro? No, però ho tutto ciò che mi può servire per fare tutto praticamente. Perciò possiamo tornare alla base, che è dritta. È tutto alberello. Corri! E c'ho una mandragola che mi segue. Oddio. Qui piove. Ok, la pazzia sta arrivando. No, no, qui c'è pieno di bufali. Ok, sono impazzito con quella mandragola che mi sta seguendo. Sento anche parlare. Ok, sono impazzito del tutto. Quindi vai di campo base qui. Ma perché c'è la mandragola che mi segue? Posso fare la scienza? No, mi mancano 4 di pietra, maledizione. Cos'è quella cosa inquietante? Ok, forse è venuto il momento di mangiare. 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 Poi allora, mi servirebbe un nuovo cappellino. Che lo equipaggiamo e questo lo buttiamo via perché ormai non mi fa più effetto. Ma la mandragola che mi sta facendo ostiare.
E questo è il frizzo segnale che ci comunica che è terminato l'episodio e noi ci vediamo alla prossima puntata di Don't Star. Vediamo come andrà a finire. Io sono Frezza, scusate, questo è il Frezza Channel. Sì, ma devi smetterla. Ho detto di smetterla. Io sono Frezza, questo è il Frezza Channel, SVO Press.